Tutto è cominciato la sera in cui papà ci ha fatto sentire la canzoncina che aveva scritto di Santilie. Noi subito abbiamo provato a cantarla, anche se ci sembrava un po' difficile perché in dialetto, sai, tutte quelle paroline un po' strane per noi bambini. Ma poi ci siamo adattati e abbiamo papà ha visto che eravamo capaci a cantare ed ha contattato un ragazzo che aveva una casetta in campagna e che aveva uno studio di registrazione. Ogni sera verso le 8:30 ci trovavamo tutti sotto al palazzo, Camilla e perfino i più piccoli, Lucrezia, Federico, ma poi zio Guido ha avuto la magnifica idea di chiamare anche zia Gianna e di far venire anche Francesca. Allora siamo andati a prendere Francesca e subito siamo partiti per andare in questo viaggio, per andare in questa sala di registrazione. Eravamo molto eccitati e in questa campagna molto grande arriviamo e Simone ci accoglie con molto rispetto e ci porta in una piccola stanzetta dove c'erano molte casse, microfoni, strumenti musicali e abbiamo iniziato a provare questa canzone, ma ci fermavamo sempre perché zio Guido aveva sempre un problema. Uno non andava al ritmo, a tempo, oppure le paroline, oppure non avevamo fatto silenzio. Ma il momento più bello è stato proprio l'ultima sera che abbiamo inciso il CD e infine abbiamo imbrindato col bicchiere di Coca-Cola. C'è stata sempre la solita tappa a Rolando con il mega gelato, dolcetti e poi papà che guidava mentre cantando, le mamme che telefonavano preoccupate perché era tardi, si era fatta mezzanotte l'una. È stata una bellissima esperienza anche perché l'ho fatta con mio padre e i miei cugini, proprio una bellissima esperienza. Ciao!